Ragazzuoli, se volete sempre restare aggiornati sul mondo del calcio, in particolare su gol, trasferimenti, formazioni in anteprima quando gioca la vostra squadra del cuore, ma anche molto altro, scaricate OneFootball e lo trovate in descrizione, il secondo link. Bella! Ok, allora forse ci siamo, eh? Cerchiamo di capire un attimino se ci siamo. Oh, regà, mi sentite? Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera ragazzuoli, come state? Come sta, tutto bene? Mi fa piacere, state bene, no? È fantastica questa cosa. Ok, allora in alto a destra, dove tecnicamente di solito è la facecam, vedete i miei iscritti, e chiaramente iscrivetevi al canale, e vedete anche gli iscritti di Roma Crew, canale che stiamo portando avanti, soprattutto che può interessare ai romanisti, perché seguiamo insieme le partite della Roma, insomma, le commentiamo, facciamo anche delle puntate Roma Crew On Air il giovedì sera, in cui si parla di Roma, di calcio e anche di gnagna, quindi è importante, raga. Seguiteci perché ci sta. Comunque io penso di parlare troppo vicino al microfono. Vi dico anche che ho un assistente oggi che voi conoscete molto bene, ma che purtroppo non vedete. Questa cosa fa abbastanza ridere. Che è mio cugino. Ale, saluta. Ciao. Sì, però in maniera molto più eterosessuale, bro, per favore. Marez, 3 settimane fuori. Bene. Cioè, ragazzi, ha segnato, ha fatto una gran partita e ok. Allora, bro, chiaramente chiedendomi il permesso di parlare in quanto essere inferiore, mi dica anche un pochino mi dica anche un pochino i commenti riferiti al mercato. Intanto, ragazzi, se siete d'accordo per questo breve periodo, perché spero di scambiare, come avete consigliato voi, Chic con De Frel, mettiamo De Frel perché Marez è rotto. Siete d'accordo nel mettere De Frel qui, oppure chi mettereste tra i giocatori che abbiamo in rosa? Ok, no, mi hanno consigliato, bro, praticamente, di richiamare i giocatori dal prestito e dopodiché cederli, molto semplicemente. Quindi hanno chiesto anche se puoi prendere Kessi. Kessi? E a centrocampo siamo abbastanza coperti, ragazzi. Il discorso, abbiamo preso un gran centrale difensivo quale è Mascherano, e adesso teoricamente dobbiamo riuscire a prendere Chic. Allora io richiamerei Zukanovic a questo punto e lo cederei. Perché tanto non è che c'abbiamo alternative. Ti consigliano di prendere Tielemans. Tielemans o Coutinho. Coutinho non c'abbiamo il budget purtroppo per prenderlo. Comunque ragazzi, ho richiamato il primo, come avete appena visto, Zukanovic, e l'ho messo subito in vendita. Stessa cosa potrei fare per Gyomber, però francamente Gyomber non penso che lo voglia qualcuno. Poi, oddio, effettivamente se si sono presi i turbi possono prendersi chiunque. Aggiunge la lista trasferimenti. Stavo pensando che qualora non riuscissimo a prendere Chic o comunque un attaccante, abbiamo uno tra Tuminello e Sadik che potremmo far tornare, anche Ponce volendo. Qualora non riuscissimo a prendere Chic, oltre a deprimerci, quale richiamiamo di questi quattro? Perché sicuramente un attaccante ci serve nella seconda parte di stagione, questo mi sembra ovvio. Ok, Ponce, Tuminello, ce li stanno addito. Comunque, o Ponce, so quei tre, dai. O Ponce o Soleri non se lo filano. Vabbè, esatto. Adesso il freddo di sto periodo è meglio evitarlo. Sai che ci ho pensato e ho detto Soleri, volevo dire che non è Fabrizio. Esatto, è meglio evitarlo il freddo di sto periodo. Va bene, benvenuto. Allora, prima cosa cerchiamo di capire scambi di giocatori, subito. Attaccanti. Andiamo su Grégoire De Frel. Che dicono? Siamo disposti a prendere in considerazione solo dietro l'aggiunta di un conguaglio. Quindi in pratica, dillo te, bro, vogliono i soldi. Esattamente. Okay. Un conguaglio, questo italiano non è. Ma abituato. Un conguaglio è italiano arcaico, no? Controfferta. Aggiungi una clausola per la rivendita e fare un'offerta del cartellino. È più De Frel, sì. 19, ti sto a da, ma infatti. Conguaglio, partiamo da 5 milioni, ragazzi. Minimo indispensabile, secondo me. Non cederemo Chic per questa cifra. Siamo disposti a venderlo per 22. E poi vogliono anche includere una clausola per la rivendita del giocatore, il 5%. Ah, sta così, sta. Mamma mia, vabbè. Scusate un attimo, ragazzi, però che palle. Ok, sei ripresa. Ci siamo, perfetto. Nuova offerta per il cartellino. E noi non abbiamo questi soldi, è quello il problema. Cioè, vogliamo il massimo che abbiamo. Avanti. Ci serve del tempo. Attenzione! Attenzione, serve del tempo. Non hanno detto di no, eh. Non hanno detto di no. E quindi iscrivetevi. Nel frattempo che lui pensa a voi. Dateci di supporto. No, a parte gli scherzi, siamo carichi perché ci hanno finalmente aperto una porta per Chic. Martedì 10 gennaio 2018, Roma La Spezia. Intanto Ronaldo vince il pallone d'oro anche su FIFA. Buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma per l'ottavo di finale di Team Cup 2018, l'esordio della Roma il 10 gennaio in casa contro il La Spezia, oppure lo Spezia, fate voi, perché anche questo
è stato sempre un dilemma importante come il VAR e la VAR. Io penso si possa dire in tutti e due i modi, ma ditemi voi, ripeto, nei commenti. Insomma, allora, sì, nei commenti ce l'avete ricordato, la Roma in passato ha faticato contro questo avversario e non poco, perché è uscita addirittura toccando il probabilmente momento più basso della storia recente, almeno in questa competizione, ai calci di rigore, stagione 2015-2016. In panchina c'era Rudy Garcia, e tra l'altro era la stagione in cui noi allenavamo la Roma su FIFA. Questi, appunto, i giallorossi, ma noi li abbiamo già visti, però direi di andare a leggere assieme a voi come scende in campo la squadra che milita nel campionato di Serie B, e quindi lo Spezia. Bassi, Masi, Capelli, Terzi, niente, ma che sembra tipo la tabellina. Poi in difesa con Bolzoni, Giorgi, Wandé, Mastinù e Marilungo, alle spalle di Gilardino, Alberto Gilardino con la maglia numero 10, e Granoce. E quindi è tutto pronto per Roma-Spezia. Roma che abbiamo visto in live battere in maniera abbastanza tranquilla l'Atalanta per 2-0. Gran gol di De Rossi, gran gol di Marez. Entrambi oggi mancano per due motivi diversi: riposo per Danielino, mentre infortunio per Marez, che è il terzo, fortunatamente lui per 3 settimane, mentre Dzeko e Manolas per 3 mesi. E allora si cerca l'attaccante, lo sappiamo, ma per il momento pensiamo a questi 90 minuti. Roma contro Spezia è cominciata. Pellegrini dentro da De Frel, Simone, ancora Pellegrini, il suggerimento per Nainggolan che si infila fino in fondo, l'appoggia col sinistro, Bassi la tocca e poi si salva la Spezia. Non è finita, De Frel sul fondo, ma sarà calcio d'angolo per la Roma. Cross per Gonalon, messo fuori. Prova ad insistere la Roma, ma Terzi la fa... Non ci credo! Ingenuità pazzesca di Terzi! Calcio di rigore per la Roma, ma cosa ha fatto? Cos'è successo? Fallo di mano, cioè, allora stava aspettando di far uscire il pallone. L'ha presa di mano sto down. No, vabbè, è clamoroso. Guardate che spettacolo. Diego Perotti. Ha bucato Bassi, ma che brivido per la Roma! 1-0! E così doveva essere. Ti chiedo un consiglio. Allora, uno sta facendo la carriera al termine del primo tempo. Di misura, devo dire. Terzi come Bastos. Lanciamo quest'hashtag. Terzi come Bastos. Terzi come Bastos. Sei un fenomeno. Non si è visto il gol. Si è visto il gol. Si è visto. Ha laggato sul gol. Si è visto il gol. Vabbè. Oh, l'ho rivisto quasi, ha visto il gol. Ok ragazzi, l'importante è che... Ma perché ha laggato? Perché è stronzo YouTube, abbiamo appurato questa cosa. Roma che chiaramente è padrona del campo, non potrebbe essere altrimenti. Ancora Diego Perotti, va dentro Nainggolan, il cross è sul secondo palo. E Sharawi! Raddoppia la Roma all'ottavo del secondo tempo. Gran palla di Perotti, grande inserimento del Faraone, che fa 2-0. E adesso vediamo da lì, dal replay, se... Si vede bene il gol, almeno questo, visto che il rigore l'hanno tolto. Questo si vede, questo si vede. Vabbè, se sui commenti bestemmiano e poi lo elimina, vuol dire che so ACAB, che te devo dire, sono contenti loro, si divertono con poco. Roma 2, Spezia 0. Poi Mascherano, bravo a ripiegare. Allora palla per Florenzi che lascia scorrere, vuole ripartire chiaramente, palla al piede, la velocità da parte di Ale Florenzi che mette il turbo, lo rincorre Terzi che non gli sta dietro. E allora Florenzi si è fatto tutto il campo, sempre Florenzi, mette dentro, sta arrivando Pellegrini e Bassi dice di no. Fischia 1, fischia 2, fischia 3. Passiamo ai quarti di finale della Coppa Italia. Mamma mia che piedi che hanno quelli della Spezia. Agghiaccianti, assolutamente. Becchi la Juve, l'hanno detto 26 volte. Da juventino puoi fare la carriera con la Juve? No, becco la Juve? Ah, quindi è interessante. Non so se rifaranno il sorteggio, perché sì, sicuramente loro l'hanno detto, perché hanno visto la grafica, insomma, all'inizio della Coppa Italia. Intanto esulta Stefan, suo il gol, se si può dire decisivo, perché chiaramente il gol del 2-0. E allora taglia un po' le gambe allo Spezia, che nel finale ha creato anche qualcosa per demeriti della Roma. Chiaramente poi loro hanno fatto quello che potevano fare con i limiti tecnici. Torniamo a pensare di mercato. Inaccettabile l'offerta per Patrick Schick. Bello. Bene. Ma non benissimo. Allora, famo a capisse. Perché loro vogliono dei soldi che noi non abbiamo. E quello è il problema, bro. Cosa è successo? Poi tratta. Ah, vedi? Vedi? Non possiamo autorizzarti. Cioè, è questo il problema. Che noi abbiamo soldi, cioè che noi caghiamo soldi, ma non abbiamo quelli per prendere Schick. È grave questa cosa. Comunque, ah, attenzione, subito Coppa Italia. Subito Coppa Italia, Roma-Inter. E quindi niente, niente campionato. Sarebbe stata comunque una sfida contro l'Inter la prossima, se fosse stata di campionato, perché la seconda di ritorno era con l'Inter. Sarà con l'Inter quella di Coppa Italia, poi la Sampdoria. E allora ci hanno spostato Inter-Roma al 7.
che è una settimana prima delle Barcellona. Chiaramente la vedremo nel prossimo episodio, così come l'Hellas. In questo episodio vedremo altre due partite che saranno con Inter e Samp. Nel frattempo sono le 19.01, così non andavate a dirlo. Ci servono dei soldi, perché l'obiettivo è chic, assolutamente. L'obiettivo è chic perché un centrale l'abbiamo preso. Non vedo l'ora che la trattativa chic abbia inizio. Il mio procuratore ed io non vediamo l'ora di sederci al tavolino con lei per discutere i termini. Aspetta, oh, ma che vuol dire? Cordialmente Patrick Schick. Ah, attenzione però, eh. Cioè Schick vuole venire da noi. Questo è un segnale importante. Cioè noi stiamo facendo fatica a raggiungere l'accordo con la società, però lui vuole venire, quindi questo è già importante. Torniamo su Brosa, perché magari poi non ce li ha registrati i giocatori che abbiamo messo in vendita. Ho capito Tielemans, ma non c'avevamo i soldi manco per Biagne. E quello è il problema. C'è soldi manco per respirare. Metti De Frel sul mercato. Il problema è che De Frel lo stiamo scambiando con la Samp. E la Samp avrebbe anche accettato di scambiarlo. Va benissimo che magari voi mi direte, se lo vendi c'hai i soldi per prenderlo anche così. Sì, però in estate ci abbiamo provato un sacco di volte a prendere Schick e ci hanno sempre detto di no. Cioè De Frel così offri solo soldi per Schick. Sì, però devo offrire il doppio praticamente. In estate ci hanno chiesto un sacco di soldi e non abbiamo mai raggiunto un accordo. Adesso finalmente l'abbiamo raggiunto per De Frel. Sarebbe un rischio poi cederlo diversamente, insomma. Forse la società ha accettato, controlla. Dite, eh? A me è arrivato un avviso un giorno prima che Schick mi mandasse quella mail e c'era scritto chiaramente che non sono intenzionati a trattare se non a una cifra più alta di quella che noi ci possiamo permettere, insomma. Quindi per me possiamo anche andare a controllare. Sarebbe strano però, Schick. Vedete? Oddio no, aspetta. Oh! Ma che davvero? Non ci credo! Ma è uno scherzo, ma ci hanno detto di no! Ah, aspetta. Allora, non abbiamo soldi, non è un problema, non c'è... Calmi, stanziamento budget, però anche qui potrebbe essere... Ibra parametro zero, Mandzukic. Allora ragazzi, che ho fatto? Perché sono su Brosa? Ok, no, la squadra ha accettato, c'era Kikia che me l'ha scritto, non lo so, un fenomeno grande, forse Davide me l'ha scritto. E allora, finanze, praticamente il problema è che comunque noi siamo messi male, perché se alziamo, a parte che ce l'abbiamo, che sta Dio. Ma che te fumi, qualcosa di buono te sei fumato? Oh, io dico Telega, raga, perché non mi fa trattare, però forse ho capito, praticamente la Samp non è che ha accettato, ha detto che loro sono disposti a trattare per una cifra, cioè non è che sono intrattabili addirittura, quindi loro dicono 23 più De Frel, che è tantissimo, però dicono 23 più De Frel, punto e basta, mo tratta con Schick, se tu non mi puoi dare quei soldi non lo prendi Schick, e loro se la stanno ragionando in quel modo, per questo ci fa trattare con il giocatore. Tocca aspettare. L'assistente sta trattando con Schick, ma io resto del parere, a meno che FIFA non si rincoglionisce, che non abbiamo... Non ho accettato la controfferta della Samp, raga, perché non ho i soldi. Cioè, proprio pure che io l'avessi accettata, la società, come mi ha detto, non abbiamo i soldi. E quello è il discorso. Quindi anche volendo, cioè, non si può fare. Attenzione. Cosa dicono? Offerta per Nainggolan. Questi ne sa che, cioè, non hanno capito che non pisciamo dal ginocchio. Stanno arrivando soltanto offerte per quei tre. Nainggolan, Perotti e del Sharawi. E però non ci arrivano le offerte per chi devono arrivare, insomma, per giocatori che abbiamo messo sul mercato. E questo mi preoccupa perché non abbiamo soldi. Giocatori ristabiliti. Intanto si è ripreso Riyad Mahrez, se non sbaglio. Però arrivano tante mail. Allora, fermi tutti. Perché non è successo niente. Allora, Schick ha accettato. Come vedete qui addirittura ho delegato. Quindi giocatori di turnover. Lui ha accettato di venire a Roma a fare turnover, ma chiaramente sarà titolare. 5 anni 61. Attendo una risposta, il giocatore non vedrà di trasferirsi. Però, come glielo spiego? Non c'avevo i soldi dalla Samp, quindi aspettate un attimo. Io ci provo. Chi non risica, non rosica. Accetta? Tua sorella li fa, capito cosa fa tua sorella? E li fa pure bene, li fa. Troia bastarda. Cioè, allora, no, perché poi uno sblocca. No, FIFA io lo odio da questo punto di vista. Perché tu mi devi far sperare di poter prendere Schick e andare su accetta? Io premo X e dico sì, finalmente ce l'ho fatta e poi no. Non possiamo autorizzarti. E allora dammi quei cazzo di soldi. Come ti arrivano i soldi? Quando Mariano, mai. Mi posso chiedere. Vada, sto facendo volare il treno. Vabbè, facciamo la conferenza stampa per Roma-Inter.
E purtroppo ci servono dei soldi, ragazzi, che noi non abbiamo al momento. Ultimo scontro, finì 1-1. Era la seconda giornata di campionato. Io vado a parlare comunque bene di Luciano Spalletti, perché comunque sia ha più esperienza di noi, è un grande allenatore e su questo non ci piove, e quindi dobbiamo parlarne bene e basta, e comportarci da persone umili. Detto ciò, andiamo su finanze, perché non hai soldi, vedi, cioè che te, ecco, Gianluca ha capito cosa fa bene la sorella. No, però con due C, Gianluca. I bochini. Sì, che Chris 19, se rifiuto e ricomincio la trattativa, so che sicuramente potrà andare bene, però purtroppo il problema è che stavo pensando un po' di cose. Sì, cioè lui ci ha mandato questa mail, il problema è che non so come farli quei soldi. Potenzialmente li facciamo, perché ho messo diversi giocatori in vendita, però realisticamente non li facciamo perché nessuno ce li chiede. Cioè arriva intanto un'altra mail, magari ce casca. No, è semplicemente Karsdorp che vorrebbe giocare. Marez lo portiamo in panchina. Probabilmente non la giocherà questa partita, per ovvi motivi, perché non è al meglio, però non si sa mai. Detto ciò, io mangio una gomma, ragazzi, perché sennò la mia voce scarseggia. Intanto voi continuate a commentare qui sotto e consigliarmi acquisti, insomma, da fare. Mettiamo l'inno della Roma intanto, ragazzi. Mettiamolo un po'. A tra poco, ragazzi. Lo sentite, sì? E allora direi che possiamo anche partire con questo sottofondo. Eccoci qui, inquadrato Nainggolan. Spero sia l'uomo decisivo in questa partita, ne ha bisogno il ninja. Allora vi lascio un attimino alla curva sud. Roma-Inter, quarto di finale di Coppa Italia, stagione 2017-2018, insomma partita importantissima, senza alcuna ombra di dubbio. Abbiamo visto anche dalla grafica, anche qui, teoricamente se passiamo incontriamo potenzialmente la Juventus, però intanto dobbiamo passare e poi vedere un attimino se verrà risorteggiato il tutto. Io chiedo sempre al mio gentilissimo collaboratore Cug se si sente tutto bene, se la qualità è eccellente. Squadre che sono in campo nel frattempo, e allora insomma chiude anche la porta magari, che sennò poi ci dicono che non va bene. È finita 2-1 per il Manchester City. Questa la Roma, Skorupski in porta, Florenzi, Mascherano, Facci ed Emerson in difesa, De Rossi che torna con la fascia a fianco di Keita, in Nainggolan, De Vrel da falso 9 con El Shaarawy a destra e Perotti a sinistra. Quindi una Roma che comunque ritrova la formazione più o meno titolare, più o meno, perché mancano ancora Marez che non è al meglio, ma soprattutto due infortunati, Manolas e Edin Dzeko. E allora andiamo a leggere anche l'Inter, se la grafica ci assiste. Prendi Francesco Totti, ci dicono, non lo conosco, penso sia un giovane, però Handanovic in porta, Cancelo, Stark, Miranda con la fascia di capitano e Dalbert in difesa, João Mario e Brozovic a centrocampo con Candreva e Perisic esterni, Borja Valero alle spalle di Mauro Icardi. Finì 1-1 la seconda giornata di campionato tra queste due squadre qui all'Olimpico. Segnò, se non sbaglio, Brozovic il vantaggio dell'Inter e poi il pareggio fu di Nabi Keita. Roma che creò tanto ma non riuscì a vincerla. Questo è Nainggolan, ripeto, spero sia la sua partita perché insomma ne ha bisogno. Sta attraversando un periodo non facile, anche se comunque sta giocando abbastanza bene. Il gol anche per lui, che è un centrocampista più o meno offensivo, può sempre servire. Ci dicono, hai paura di Icardi? Abbastanza. Ho paura dell'Inter, ma soprattutto ho paura della mia Roma, che a volte concede un pochino. Ma nel dubbio, paura per nessuno, cioè rispetto per tutti, paura per nessuno. Finisce l'attesa. Batte l'Inter. Keita. Fazio da Emerson. Pallone non facile per Palmieri, che comunque ci arriva bene. Quindi De Vrel lascia ancora De Emerson. C'è largo Perotti. Roma che parte subito aggressiva. Perotti prende il fondo con De Vrel al centro. Sta arrivando anche il Shaarawy. Ecco il cross. Stefan! El Shaarawy! Roma 1, Inter 0. Prima palla verticale e subito gol per il faraone che buca Handanovic. E passiamo noi. Roma 1, Inter 0. E questo comunque è un segnale importante. Pronti via. Subito concreti, ma la partita è ancora lunga. Borja Valero.
Verticale subito, occhio alla risposta dell'Inter. Candreva fugge nel rigore di fronte a Skorupski, che dice di no. Ma ha pareggiato l'Inter sulla ribattuta Candreva. Dorme la Roma qui. Ed è già 1-1, 5:43 sul cronometro, ha pareggiato l'Inter. Insomma, partita che, se il buongiorno siete dal mattino, sarà ricca di gol. Guardate qui, destro di Candreva, dormita in realtà di Fazio, che non si sa dove sia. Non è neanche nell'inquadratura. Florenzi. Si allunga il pallone, adesso dorme però la Roma. C'è Icardi al limite, lascia a Borja Valero che calcia! E calcia alto sopra la traversa di Skorupski. Perisic. Poi ancora Florenzi che si rifà per la dormita precedente. Quindi Roma che può ripartire proprio con Nainggolan. Uno contro uno con João Mario. Sempre Nainggolan, lo salta, va sul destro, prova a calciare! Palo pieno! Tanto per cambiare, il legno c'è sempre. Il Sharawi per Perotti, che lascia scorrere su Cancelo, che ancora cerca il pallone. E poi va verticale da De Frel. Grande verticalizzazione da parte di Diego Perotti. De Frel è sterza, è sterza anche molto bene. Poi serve De Rossi, che va sul destro. Lo prova! Largo! De Rossi. De Frel. Poi c'è lo spazio per andare dal Sharawi. Occhio a Stefan, che prende il fondo con Perotti. Solissimo! Pallone pessimo di El Sharawi. Con Perotti che ha fatto un movimento contrario addirittura, ma insiste la Roma con De Rossi. Poi De Frel lascia subito a Keita, chiusura, primo tempo che passa agli archivi, è 1-1 tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, partita comunque vissuta al massimo dalle due squadre che sono subito andate in gol, prima Roma con... intanto vediamo un attimo, perché dicono che si vede male, no non lagga, ah, ok vabbè no, si vede bene in realtà. Le squadre che sono subito andate in gol, dicevo, con El Shaarawy e Candreva. Dopodiché un palo colpito da Nainggolan, una Roma che ha fatto forse qualcosina in più, ma l'Inter che fa sempre fatica, cioè fa sempre paura, scusate, quando riparte, volevo dire chiaramente paura. Dato Juventus che sembra già aver archiviato la partita contro la Fiorentina, sta vincendo 2-0 la squadra di Massimiliano Allegri. Fa girare. Partita sicuramente non semplice, non ci sono troppi spazi, forse qui se ne può creare uno, con Emerson che si infila, area di rigore, Emerson disturbato. E non riesce poi ad andare, peccato però, perché l'intervento in scivolata lo ha fatto sì che lui, insomma, perdesse il controllo del pallone. Metti El Shaarawy al centro e Marez a destra. Ed è quello che faccio. Due cambi nella Roma. No, in realtà Marez al centro. No, Marez serve al centro. Forse metterò un Der per El Shaarawy dopo. Oddio. Il peggiore purtroppo al centrocampo adesso è Nainggolan. Rischio, perché togliere Nainggolan è sempre un rischio. Però secondo me è il migliore, cioè il peggiore a centrocampo in questo momento. Rimessa laterale presente sulla bandierina. Perotti fuori da Keita, la sterzata. C'è poi larghissimo Florenzi, occhio che è il destro caldo. Florenzi gli si alza il pallone, il destro. Andanovic, cosa ha preso? E poi Cancelo alla rinvio. Sbagliato però. Con i piedi è meglio Alisson. João Mario, verticale, occhio al pallone interno, Skorupski! È una parata che vale un gol e che arriva all'84esimo minuto. Cioè, calcola. Su Stark! Passava questa. Mamma mia, era il KO. E questo ci deve far capire che, attenzione, non attacca solo la Roma. Perisic, Stark anticipato. Ancora Perisic. Contro cross. La palla è lì, calcio da... No, rimessa dal fondo, l'ha toccata Stark. Finisce qui. Va bene, dai, non potevamo rischiare il contropiede. Ti cagate, no, Fede, lancio la lunga, non puoi rischiare. No, ma sono d'accordo. Il problema è che io volevo darla proprio per non rischiare di... Cioè, volevo tenere palla e quindi ho detto, vabbè, la do al portiere. Lorenzi fuori, dentro gola la roba. Attenzione. Può essere una soluzione, però abbiamo un cambio solo, quindi o tolgo... El Shaarawy o Florenzi. Quello è il discorso. Vabbè, più stanco Florenzi però. Sì, bisogna vedere, perché comunque serve qualcuno a destra, serve. Beh. È una scelta che dobbiamo fare. Allora, prima di questi supplementari vi chiedo, preferiresti? Esatto, preferite uno tra El Shaarawy e Florenzi deve uscire per far spazio o a Kolarov o a Under. Voi che dite? Allora, è un rischio, c'è Roma che vuole vincerla per evitare i calci di rigore, però attenzione perché la stanchezza può giocare brutti scherzi. Soltanto che con la roba a destra mi spaventa più di Under davanti, cioè quindi sinceramente avessimo avuto Karsdorp, ok. Via ai tempi supplementari di questo infinito Roma-Inter, 1-1 come in campionato.
C'è interno Pellegrini, facciamoglielo subito. Si aspetta Florenzi a destra che rischia di segnare un grandissimo gol. Vuole il 1-2 con Marez. Ecco il triangolo. Florenzi! Doveva uscire! È rimasto in campo e segna sotto la Sud. Il gol che forse vale la semifinale di Coppa Italia. Al 93esimo. Ci fa gridare di gioia, bello de nonna. Roma 2, Inter 1. Togliamolo adesso Florenzi, su. Scambio con Marez. Lo so. Scambio con Marez. Palla in porta. Roma in vantaggio. Ok, perfetto. Con le mani poi a centrocampo. Grande rinvio per Under che cerca il sombrero danni di Joao Mario. È passato Cengiz. È passato Under. Mangia Under che fa puntare Andanovic. Under. Andanovic. Occhio a Perotti. Sinistro Andanovic. Non è vero. Devi darla subito alla trovata a Perotti, grazie. No, ma che Under dopo una scena del genere deve fare gol. Sì, ma facci concentrare, bro. In questo finale di partita, attenzione al pallone per Cancelo. Dalla destra, rete di rigore, cerca spazio per crossare. Dietro, poi ancora Cancelo, sinistro, rete. Ah, niente, è destino. È una partita infinita, l'ho detto. Si avvicina allo spettro dei calci di rigore. Spero che l'Inter sull'entusiasmo non segni un altro gol. Intanto Marez fa passare ancora per Under. Occhio a Cengiz. Finta di Cengiz. Poi Pellegrini. Porca troia. Calcio d'angolo per la Roma. Poi rischia un po'. Roma che comunque riesce ad andare. Con cosa ha fatto Skorupski? Non ha i piedi questo portiere. Occhio al pallone interno. Porca Valero. Il tiro. Skorupski. Le mani ce le ha. Le mani le ha però. Ragazzi, ho fatto un rinvio tesissimo. E lui l'ha rinviata a un metro. I piedi no. Ma come l'ha presa? Non lo so come l'ha presa. Forse col mignolo. Mamma mia. Cosa? Con la punta dell'indice l'ha presa. Mamma mia. Tanto Marcus dice tuo cugino un taglio pazzesco. Dai. Calci di rigore. Blocchi quello che ti vanno i messaggi. Chiediamo. Dato che ha commentato anche su YouTube dicendo sono quello dello schiaffo. Evita di mandarmi messaggi perché più che altro non riesco a giocare. Cioè mi copri i giocatori per questo. Mio e altro. Mamma mia. Cazzo, calci di rigore tra Roma e Inter. Era destino soffrire in questa live. Vinci per me, amore. Come? Matto. Calci di rigore. Il primo è Perotti. Sharawi al quarto, Candreva al sesto, Florenzi al 93esimo e poi Cancelo. Perotti contro Andanovic. Rete. Subito 1-0. Stiamo calmi. Icardi. Manuel Icardi contro Skorupski, fuori! Un errore gravissimo da parte di Icardi. Parte subito sì, Florenzi! Sì, Florenzi! In corsa lunga per Perisic. Skorupski! La prende con Skorupski! E tra l'altro si è buttato anche in anticipo Skorupski. Sorrentino confirmed! È pronto De Rossi! Va De Rossi! Sì! Daniele! Sì, Daniele! E adesso rigore attenzione! Decisivo. Attenzione perché la Roma li ha segnati tutti! L'Inter se sbaglia questo! La Roma in semifinale! Borca Valero! Parte Borca! Rete! Dai! Fai questo! Marez! E tutti a casa! Sì! E allora! Diciamolo tutti insieme! La Roma in semifinale di Coppa Italia! Per la stagione 2017-2018 è un risultato comunque molto importante. Raggiunto nel giro di pochi giorni, perché la Roma. Ma dove l'ha messa? Esatto, la Roma nel giro di pochi giorni, appunto, in semifinale. Fino a poco più di una settimana fa non avevamo neanche iniziato questa competizione. Poi la vittoria per 2-0 contro la Spezia, grazie ai gol di Perotti e del Sharawi. E poi la partita spaziale di questa sera, infinita. E solamente ai calci di rigore, insomma, poteva concludersi, direi, tra l'altro, con grande agitazione, con grande con grande campione, con grande, sì, perché io ho detto diciamolo tutti insieme, no? E quindi loro hanno ricordato, cioè si sono ricordati, insomma, Caressa, il Mondiale 2006, diciamo tutti insieme 4 volte, campione del mondo. E quindi mi fa piacere, anzi, che il buon Mod Rectal abbia colto la citazione. Mancherebbero più o meno 7 giorni, una settimana alla fine del mercato. Io direi che lo continuiamo, vi dico anche quando, perché stasera va bene così, fidatevi di me. Mercoledì 13, quindi dopo domani ancora, sì, tra 3 giorni,
ci sarà il prossimo episodio che non sarà in live, sarà un episodio e basta. Stessa cosa poi venerdì, quindi un altro episodio venerdì 15 alle 14:30. Vi ringrazio di cuore per averci fatto compagnia, a me e al mio cuginetto, ringrazio lui che comunque mi ha fatto un po' da tutto, da aiutante, da spalla destra, anche se è la mia sinistra, voi non lo vedete, da supporter, da supporter, da telecronista anche, e quindi a tratti incerti soprattutto, lo ringrazio di cuore, ringrazio voi che ci avete fatto compagnia, siete stati numerosissimi e soprattutto importantissimi e che avete commentato tantissimo. Prima di salutarvi vi ricordo anche di passare in descrizione per tutti i link, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi anche al canale di Roma Crew, scaricate OneFootball che è appunto mia app di riferimento sul calcio e se volete appunto acquistate le maglie trovate il link a prezzi veramente molto scontati, trovate anche insomma il video uscito settimana scorsa in cui vi spiego un po' le procedure per acquistare queste maglie.